Partiamo quindi con Margherita, Margherita. che, come ricordo, ci parlerà infine dell'ossigeno-ozono come terapia di supporto nelle cure oncologiche, che poi è l'attività che in Italia stiamo cercando di diffondere quanto più possibile con la Fondazione Amorollus. E faccio una considerazione prima di farti iniziare, Margherita. Ognuno dei medici volontari che ha aderito alla Fondazione Maria Corina Amorollus non lo fa per speculare, e questa è una cosa importante da dire. Cioè, nel senso, noi abbiamo deciso di trattare gratuitamente i nostri pazienti e stiamo cercando, e questo la giornata di oggi va in questa direzione, di far comprendere a tanti colleghi medici, soprattutto gli oncologi, di quanto potremmo essergli utili. Felice ha detto una cosa correttissima alla fine: la chemioterapia va benissimo, però bisogna poterla fare la chemioterapia. La radioterapia va benissimo, però bisogna poterla fare. Ci sono molti casi in cui, anzi, sempre, qualsiasi medico, qualsiasi oncologo, prima di somministrare la chemioterapia fa fare l'emocromo, perché deve capire se quel paziente può fare la chemioterapia, cioè ha un'analisi del sangue che gli permette di sopportare, quindi non ha anemia, non ha pressinopenia, non ha leucopenia, tutto ciò che si verifica durante purtroppo la chemioterapia. Quello che fa l'ozono, quello che vi spiegherà Margherita tra poco, e come potremmo essere utili al vostro lavoro. Non vogliamo sostituire nessuno, anzi, vogliamo farvi avere le soddisfazioni che il vostro lavoro merita e farvi applicare le vostre terapie. Questo è quello che proviamo a fare. E ognuno di noi ha deciso di aderire a questo, non guadagnandoci granché, perché noi gli diamo un rimborso spese, ma senza nessun tipo di parcella, anche perché purtroppo ognuno di noi ha avuto dei casi in famiglia, di amici, di parenti, e quindi a nome di tutti volevo ringraziare anche tutti i medici che fanno parte dell'AMOR, che sono in tutte le parti d'Italia. Prego. Grazie per essere qui e appunto mi ricollego ad Alfredo Longo ringraziando Alfredo per l'ospitalità che ci ha dato in questa bellissima sede e ancora una volta ringrazio i miei colleghi della Fondazione Amorollus che ogni giorno trattano in regime gratuito i nostri guerrieri. Oggi appunto io adesso brevemente vi parlerò dell'ossigeno-ozono come terapia adiuvante nelle malattie oncologiche. Perché adiuvante? Perché come diceva Alfredo, non esiste oggi una terapia che noi possiamo curare con un singolo farmaco, ma tutte le malattie che noi conosciamo dovrebbero essere trattate in maniera multifattoriale. Anche una patologia che tutti conoscete come il diabete, non basta la sola insulina, ma ci vuole un regime alimentare, ci vuole una terapia di supporto che serva a fluidificare il sangue, come potrebbe essere l'ossigeno-ozono, grazie a quello che ci ha spiegato il professor Coppola, potrebbe essere l'ossigenoterapia erbaria, quindi solo se noi uniamo le nostre forze potremo dare delle chiare risposte e effettivamente dei risultati concreti. Noi siamo partiti dallo studio del professor Otto Warburg, il quale vide che una cellula o una serie di cellule, in seguito a un'infiammazione cronica, l'infiammazione porta a una carenza di ossigeno con un ambiente acido e questo fa modificare le cellule da sane ad oncologiche. Lui per questo vinse il premio Nobel nel 1931. Dopodiché noi in letteratura e quindi abbiamo visto, grazie agli studi fatti all'università dalla medicina interna, al professor Coppola, dalla farmacologia, noi già sapevamo che l'ossigeno-ozono
migliorava il microcircolo, aumentando l'ossigenazione proprio grazie a quello che oggi abbiamo sentito. Quindi cosa fa l'ozono? Aumenta e migliora l'ossigenazione, alcalinizza l'ambiente, perché abbiamo detto che un ambiente ipossido, privo di ossigeno, è un ambiente acido. E quindi iperossigenando il tumore ipossico migliora l'efficacia del chemioterapico. Perché? Perché tutto ciò che noi respiriamo, mangiamo, inaliamo, viene trasportato dall'ossigeno, dal sangue, in un determinato sito. Ma dato che il tumore vive in carenza di ossigeno, creando un ambiente acido, il farmaco andrà intorno al tumore, non al suo interno. Infatti, la letteratura su PubMed, noi parleremo di ipossia e chemioresistenza, ipossia e radioresistenza. E ovviamente, aumentando l'ossigenazione, il farmaco, il radioterapico, penetrerà più internamente al tumore. Da uno studio inglese pubblicato su New England Journal of Medicine dal professor Gregg, noi sappiamo che la PO2, la concentrazione di ossigeno intratumorale, varia da 2,5 a 10 rispetto al tessuto sano, ad esempio nel cancro del seno, che va da 60 a 70 mm di mercurio. Questa risposta in vivo di tale adattamento all'ipossia cosa comporta? Come già abbiamo sentito dal professor Maione, da Felice, la perdita del controllo apoptotico, quindi la proliferazione tumorale, la angiogenesi e la radioresistenza. L'anemia associata quindi ai tumori e allo sviluppo dell'ipossia contribuisce a quella che è la chemio e la radioresistenza. Questo grazie a un gene che studia appunto il professor Gregg, che è una proteina che tutti abbiamo nel nostro organismo, che è l'HIF. L'HIF sta per ipossia induced factor, dove nel soggetto sano, bene ossigenato, dove noi abbiamo una PO2, quindi dicevamo 60-70 mm di mercurio, l'HIF attraverso la ligasi E3 si lega all'ubiquitina e viene degradata dal proteosoma S. In ipossia, quindi come nel malato oncologico, l'HIF viene prodotto, viene attivato, si accumula facendo una serie di reazioni. Primo, il blocco del gene dell'eritropoietina, delle difese immunitarie. Ecco perché il paziente oncologico è un paziente astenico, è un paziente affaticato, è un paziente stanco. Va ad attivare il growth factor, che sono milioni, a seconda dei vari tipi di tumori, come può essere il VEGF, che è responsabile della neogenesi, e vari a seconda dei vari tipi di patologie che adesso vedremo. Quindi schematicamente accade questo, l'HIF in ormossia viene attivato, in ipossia viene attivato facendo tutte queste reazioni, i fattori di crescita, il blocco delle difese immunitarie, ma soprattutto si è visto da uno studio pubblicato su Cancer del 2015 che va ad attivare un recettore aberrante del calcio, il TRMP8. Questo recettore aberrante del calcio e molti tumori solidi e liquidi è una principale causa della formazione delle metastasi. E quindi come facciamo noi a bloccare tutto ciò? Abbiamo visto già in mattinata, nella prima sessione del congresso, che l'ossigeno ozono, aumentando la PO2, quando facciamo ossigeno ozono, la PO2 tessutale arriva a 60-70 mm di mercurio. Quindi in questo modo, ovviamente, aumentando l'ossigenazione, noi andremo a bloccare l'HIF. Come blocchiamo il TRMP8 con la cannabis terapeutica? Proprio attraverso questo studio che è stato pubblicato su Cancer del 2015. E come bloccheremo i fattori di crescita una volta che sono stati attivati prima dell'associazione dell'ossigeno-ozono con i farmaci, quindi la chemioterapia, l'immunoterapia, che guarda caso oggi diciamo è il gold standard e va proprio a inserirsi su quello che è il sistema immunitario. Con gli integratori, che cosa sono gli integratori? Sono delle sostanze naturali, tra cui anche la cannabis, che si è visto dagli ultimi studi scientifici vanno a bloccare i singoli recettori nelle singole fasi della malattia. Quindi, diciamo, noi quello che noi facciamo è questo. Abbiamo una bassa ossigenazione,
si va a creare tutto questo. Facendo l'ossigeno ozono, aumentando l'ossigenazione, blocchiamo l'HIF. Associando cannabis terapeutica, blocchiamo il TRMP8. Aumentando l'ossigenazione, aumentiamo le difese immunitarie, potenziamo l'effetto dei chemi e dei radioterapici. Quindi noi nel corso della Fondazione Amorollus, noi abbiamo visto che i nostri pazienti che stanno in corso di chemio e radio non hanno mai emocromo basso e quindi di conseguenza il paziente è più forte, è più energico, è più reattivo e stanno rispondendo anche molto meglio alle terapie che stanno facendo rispetto a prima che iniziavano l'ossigeno ozono. Un breve accenno sulla melatonina. La melatonina è una importante sostanza naturale, il primo che la studiò è stato il professor Di Bella, dove si è visto che a basse dosi è un regolatore del sonno, la melatonina è una sostanza anche endogena, ad alte dosi è un potente antitumorale. Questo proprio perché va a incrementare la apoptosi, va a inibire l'angiogenesi e va a inibire, quindi potenzia l'effetto dell'ossigeno ozono, l'ossigeno ozono potenzia l'effetto della melatonina sull'inibizione dell'HIF. Questo è un caso clinico di una ragazza di 40 anni operata di cancro al seno, non so se riuscite a leggere, è stato uno dei primi casi trattati al vecchio Policlinico di Napoli. Il 15 maggio 2015 lei presentava un emocromo con globuli bianchi 3.5, globuli rossi 3.87, emoglobina 11 e così via. Il giorno 25, quindi dopo una settimana, 10 giorni, da 3.5 siamo arrivati a 7.8 di bianchi, da 3.87 a 4.20 di rossi e da 11 a 12 di emoglobina, quindi un punto di emoglobina. Oggi noi in ospedale, in clinica, per aumentare un punto di emoglobina dobbiamo praticare una trasfusione di sangue. Ogni trasfusione abbiamo un aumento di un punto di emoglobina. Ancora abbiamo un altro caso, dato che noi abbiamo fatto vari studi andando a perfezionare i volumi e le concentrazioni dell'ossigeno ozono, avendo trattato in ambito oncologico ad alte concentrazioni, abbiamo visto che in 4 giorni dal 6-10-2015 al 10-10-2015 i valori erano aumentati solo in 4 giorni. Infatti qui abbiamo un emocromo con globuli bianchi 2.42, sono arrivati a 9 in 4 giorni, globuli rossi da 3.95 sono arrivati a 4.2, l'emoglobina da 11.3 è arrivata a 12.4. E quindi grazie appunto alle donazioni a 5 per 1000 dei nostri guerrieri e al supporto dei nostri medici, noi abbiamo iniziato uno studio preclinico con l'Università dell'Aquila, dove abbiamo trattato in vitro cellule di tumore primario e cellule di tumore metastatico. E lì abbiamo visto i vari, stiamo studiando i vari growth factor. Questo perché da poco tempo, circa un anno, due anni fa, è stato fatto un importante studio da due ricercatori pugliesi, adesso all'Università di Houston, il professor Iavarone e la professoressa Lasorella, che videro due growth factor principali nel caso di glioblastoma, tumore cerebrale, che erano l'IDH e l'FGFR3. Questi due mediatori venivano attivati dall'HIF. Quando questi due mediatori sono presenti, questi growth factor, il tumore aumenta. Se noi riusciamo in qualche modo ad inibirli, il tumore diminuisce. E proprio sulla base di questo lavoro pubblicato su Nature, noi abbiamo iniziato questo studio. E questi sono i primi dati. Qui noi abbiamo fatto due trattamenti al giorno sulle cellule a varie concentrazioni e vediamo che la vitalità delle cellule di glioblastoma primitivo, cellule umane, prese appunto da istologico, la mortalità è stata dell'80% rispetto al gruppo di controllo, ad alte dosi rispetto ai vari dosaggi. Ancora abbiamo trattato, questo è sempre lo stesso tipo di trattamento, quindi due trattamenti a distanza di 6 ore cada uno, però su cellule metastatiche di glioblastoma,
e abbiamo avuto la riduzione solo dopo due trattamenti, quindi a 96 ore, del 40% e del 50% ai vari dosaggi rispetto al gruppo di controllo. E qui siamo andati a diciamo, monitorare uno dei primari growth factor nel glioblastoma, che è l'HPT, e abbiamo visto che le cellule primitive trattate ad alte dosi avevano l'HPT aveva un'inibizione quasi del 50% rispetto al gruppo di controllo. Ancora qui andiamo a vedere come sul tumore primario a varie concentrazioni noi abbiamo avuto una notevole inibizione del 60% dell'HPT rispetto al gruppo di controllo. Calcolate che oggi l'HPT, i vari chemioterapici, dagli studi che potete insomma, vedere su PubMed, dalla letteratura sui chemioterapici, noi abbiamo avuto solo il 40% di riduzione dell'inibizione dell'HPT. Questo, diciamo, è uno schema un po' di quello che accade in ambito oncologico. Abbiamo i growth factor iniziali, quindi IGH. Abbiamo l'HPT, l'NFKB, l'HIF, l'mTOR e vediamo l'ossigeno-ozono come si sta inserendo in questo schema, insieme a determinate sostanze come la melatonina che va a bloccare l'NFKB, come la metformina che va a ridurre il RAF, quindi il precursore del BRAF e del CRAF e così via. Nel glioblastoma, appunto, come vi dicevo, noi praticamente schematicamente questo è quello che abbiamo praticamente visto, dove aumentando appunto l'ossigenazione abbiamo bloccato, come dagli studi dell'Aquila si è verificato, questi l'HPT e adesso sono in corso altri due growth factor che sono quelli principali per il cancro del glioblastoma e quindi noi abbiamo avuto in clinica anche una riduzione o negativizzazione nei nostri pazienti. Oggi ne abbiamo circa 30 casi di glioblastoma su tutto il territorio nazionale, che in associazione alla chemioterapia, radioterapia e la chirurgia hanno iniziato ossigeno-ozono e terapie integrate. E adesso vedremo, questo è il caso, diciamo il più antico, il primo caso che abbiamo trattato, che è una ragazza oggi di 40 anni, Annalisa Fiorentina, che lei aveva un glioblastoma multiforme quarto stadio, diagnosticato agosto 2016 e trattato chirurgicamente. Lei iniziò 30 sedute di radioterapia a novembre e dopo il primo ciclo di temodal di chemioterapico, lei sospese per effetti collaterali, non volle più fare per sua scelta la chemioterapia. Dopodiché ci contattò e iniziò la terapia con cannabis ossigeno-ozono. Grazie agli studi preliminari che già avevamo fatto col professor D'Amico all'Università di Napoli sul glioblastoma in vitro, dove avevamo visto trattando due sedute al giorno, dopo 4 giorni tutte le cellule erano morte, allora noi facemmo diciamo, questo esperimento. Io le dissi, noi abbiamo questi dati, vogliamo fare due sedute al giorno e lei si sottopose a questo, diciamo, a questo trattamento. La prima risonanza con la quale lei arrivò, dove vi era ancora presenza di tumore, come potete leggere da qui, in quanto chirurgicamente non fu come spesso accade il glioblastoma, eradicato totalmente, lei iniziò ossigeno-ozono a fine novembre, a febbraio la sua risonanza è risultata negativa, solo con ossigeno-ozono, cannabis e terapia integrata. Queste sono le sue risonanze da febbraio ad oggi, dove grazie all'utilizzo della cannabis noi vediamo come da sinistra, febbraio 2017, l'edema si è ridotto fino a sparire e la sua risonanza è negativa. Siamo oggi a 20 mesi di negatività, dove noi sappiamo che nel glioblastoma la prognosi è di 12 mesi.
massimo 24. Invece noi siamo già a 20 mesi di negatività. Questa è sempre la risonanza di Annalisa, taglio sagittale, dove anche da qui si può vedere come l'edema, grazie all'utilizzo della cannabis, che appunto, come abbiamo oggi ben saputo dal professor Maione e da Felice, ha un potente effetto antinfiammatorio ed antidemigeno. Vedete come si è ridotto l'edema fino a scomparire. Ecco la nostra Annalisa, e questo è un altro caso che io oggi vorrei chiamare qui a testimoniare, il caso della nostra Nunzia. Anche lei aveva un astrocitoma di terzo stadio e post-linfoma, dove lei era stata trattata con il protocollo classico, e quindi diciamo è arrivata da noi con una situazione di astenia, deficit della parola e una risonanza ovviamente positiva con diagnosi di terzo stadio. Ha iniziato ossigeno-zonoterapia, e terapia integrata, e ad oggi la sua risonanza è uscita negativa. Allora io chiamerei un attimo la signora Nunzia, così può parlare del suo caso. Nel frattempo arriva Nunzia, questa è un'altra TAT di un bambino. Di 3 anni che era affetto da un tumore del rene, e lui praticamente fece il protocollo chemioterapico. Dopo i primi 3 cicli non rispose più alla chemio, perché come sappiamo il tumore si adatta ad ogni sostanza con la quale va a contatto, muta e diventa più aggressivo. E infatti dopo la prima TAC, alla seconda TAC lui ebbe la presenza di 40 metastasi polmonari bilaterali. Iniziamo ossigeno-zono e a maggio del 2015 e ad agosto la sua TAC risultò negativa, e ad oggi siamo a 3 anni e mezzo di negatività. E adesso, prima di parlare del caso di Maria, chiamo Nunzia che ci parlerà della sua esperienza con l'ossigeno-zono. Intanto il mio primo segno fu la parola e la mano. A maggio del 2017 mi accorsi di non parlare bene e non muovere le dita della mano. Mi fu fatta una risonanza dove si vedeva una lesione. Poi andammo a Roma per fare una biopsia alla Pirino Suite, perché non era operabile per dove si trovava. Allora dalla biopsia uscì astrocitoma di secondo e terzo grado. Mi fu detto che dovevo fare 40 cicli di chemio, 40 cicli di radio e un anno di chemio. A settembre iniziai radio e chemio. Con l'aiuto di mia sorella si è imbattuta in questo centro della fondazione. E ci siamo recati a Pozzuoli, dove abbiamo parlato con la professoressa e ci ha spiegato in tutte le forme in che cosa consisteva l'ossigeno, cosa che abbiamo fatto. Io ho cominciato con chemio e ossigeno zona e terapia integrata. Dopo il primo controllo è uscita la mia risonanza negativa, tanto è vero che a Roma non se la ancora non se lo chiedono perché, però io da 9 mesi a oggi sono ancora in carica. Grazie. Rilacciandomi un attimo alla conclusione della relazione che abbiamo sentito del professor Maione oggi, che tutto deriva dall'intestino, questo è stato uno dei motivi principali per cui noi trattiamo in ambito oncologico con le insufflazioni rettali. Come ci è stato spiegato stamattina dal professor Coppola, la via rettale è praticamente equiparabile, se non superiore, dagli ultimi studi scientifici fatti con la farmacologia, alla via emotrasfusione. Noi facciamo ossigeno-zono per via rettale in ambito oncologico per 4 motivi.
Primo, perché come voi ben sapete, ogni sostanza che viene somministrata per via rettale, come può essere l'ossigeno ozono, attraverso il first pass epatico arriva al fegato. E dato che noi sappiamo che l'ozono è un potente antinfiammatorio ed antiossidante, noi ripuliamo tutti i tossici che vengono accumulati dal fegato, dei chemio e dei radioterapici. Quindi in corso di radiochemio i nostri pazienti non hanno gli enzimi epatici alterati, come sarebbero senza ossigeno ozono. Secondo, perché noi abbiamo una tossicità della mucosa gastroenterica. Questa tossicità in corso di chemio e radio porta nausea, vomito, diarrea, stitichezza, ma dato che le nostre cellule sane si rigenerano a contatto con l'ossigeno, con il sangue, facendo ossigeno ozono per via rettale, noi abbiamo una rigenerazione della mucosa intestinale e quindi questi effetti collaterali diminuiscono, spariscono. A questo noi associamo anche l'acqua ozonizzata che i pazienti bevono nelle 24 ore. Questo proprio perché noi andiamo a sfruttare l'effetto antimicrobico, antivirale ed antimicotico che l'ossigeno ozono ha già ampiamente studiato in letteratura. Questo perché? Perché noi siamo colonizzati da una serie di batteri che sono appunto i saprofiti, ma quando le nostre difese immunitarie sono basse, noi da colonizzazione possiamo avere le infezioni. Quindi bevendo l'acqua ozonizzata e disinfettando il cavo orofaringogastrico, noi ci proteggiamo da queste probabili complicanze. Ultimo motivo, questo è stato proprio uno studio fatto dal professor D'Amico dall'Università di Napoli, noi abbiamo visto che l'ossigeno nel colon vi sono appunto quelle famose caspasi di cui stamattina parlavano. E quindi noi abbiamo visto come l'ossigeno ozono attiva le citochine antinfiammatorie e inibisce le proinfiammatorie. E quindi questo spiega proprio l'attività antinfiammatoria, che è quello che ci serve in ambito oncologico. L'ultimo caso è concluso, questo è un altro caso di leucemia, questa è la nostra Maria, che è la segretaria della Fondazione Amorolus, che è quella signora che vedete qui fuori. Lei 3 anni fa era in questo stadio a causa di una leucemia mieloide acuta ed oggi il suo prelievo del midollo e la sua PET è negativa a distanza di 3 anni. Le prospettive future della Fondazione Amorolus sono promuovere la ricerca tra l'Amorolus e le istituzioni, inserire l'ossigeno ozono nei LEA affinché tutti potranno un giorno avere una qualità di vita migliore e curarsi gratuitamente in ambito ospedaliero. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Margherita. Credo che dopo qualche ora passata insieme sia evidente in un termine, non so se è corretto o meno, la potenza di questa molecola trivalente di ossigeno, che oggi è poco utilizzata, o meglio, è poco ricercata, e quindi io vorrei ringraziare voi innanzitutto per il lavoro che fate, perché continuate a studiare su qualcosa che forse non conviene studiare, non a noi, non ai pazienti, ma a chi magari giustamente o ingiustamente ci guadagna. Perché quello che non abbiamo forse detto all'inizio è che questa potentissima molecola, questo profarmaco come si dice, che deriva dall'ossigeno, essendo molto instabile nella sua formazione, tende a ritornare ad essere ossigeno, e questo a seconda della temperatura a cui si trova e dell'ambiente in cui si trova. Quindi se si trova nell'aria la temperatura ambiente dopo un'oretta circa non ne troviamo più di ozono, cioè troviamo soltanto ossigeno. Se lo mettiamo nell'acqua, Margherita ha parlato di acqua ozonizzata, dopo circa 20 ore sempre a temperatura ambiente non ne troviamo più ozono. Magari se lo mettiamo in frigo durerà un paio di giorni, se lo mettiamo in congelatore durerà un paio di mesi, perché più bassa è la temperatura più è stabile l'ozono. O se lo mettiamo nell'olio, che è l'unico modo oggi per poterlo immagazzinare,
che sia di legno, che sia di oliva, poi ci sono diverse tesi su questo, lì può durare un po' di più, però il fatto che torni a diventare ossigeno vuol dire che non è immagazzinabile. E ciò che non è immagazzinabile non è vendibile. Esatto. Quindi come faccio io a vendere una pillola all'ozono? Come faccio io a vendere una boccetta all'ozono? Non lo posso fare, io l'ozono lo posso produrre e lo devo utilizzare immediatamente. Noi stessi, quando prepariamo le nostre siringone per fare le insufflazioni, se dopo un quarto d'ora non lo mettiamo, la mutiamo e creiamo l'altro. E questo purtroppo porta a molte case farmaceutiche soprattutto a non investire in ricerca sull'ozono, nonostante quella che è la potenza. Prima di chiudere, volevo sapere se qualcuno di voi avesse qualche domanda da fare tra voi, in modo da aprire una rapida discussione e poi avviarci alla conclusione. È veramente il caso di dire che quella frase di Einstein ha trovato una sostanziale accoglienza e condivisione anche in me. Mi ero approcciato non con scetticismo, con l'interesse del sapere, l'interesse dell'approfondire. E per la verità, prima di venire, un po' di ricerca anch'io l'avevo fatta, e quindi avevo anche così avuto modo di conoscere e di avere visione di alcuni lavori che sono stati censiti e pubblicati su riviste ad alto impatto e quindi sicuramente accettabili e commiabili e validi per la nostra pratica clinica. Quello che le domande che volevo così porre si articolano, si declinano in due forme. Prima è prettamente pratica, tra l'altro era anche nel CM, chi può fare l'ozonoterapia e il costo dell'ozonoterapia. Perché l'obiettivo chiaramente è arrivare a idea, Ovviamente a idea si arriva dopo anche una validazione che può essere non solo di impronta scientifica ma anche di real life. E proprio su questo punto io volevo così coinvolgere voi a mettere su un insieme di studi, che faccio parte anche del comitato etico Torinzi, quindi ho la possibilità anche di valutare e di vedere come poi vengono veicolati gli studi, perché sono realmente a costo zero, insomma, si tratta soltanto di integrare quello che è la pratica riguardo le terapie ancellari e di supporto che noi andiamo a mettere in essere ogni giorno per poter sostenere un periodismo di cure, perché noi sappiamo che il periodismo di cure è il sinonimo di efficacia di cura, nel momento in cui in un trattamento adiuvante allungo l'intervallo o riduco la posologia, vado a inserirmi negativamente sul endpoint del risultato. Io anche ho avuto modo nella mia pratica di valutare un paziente, qualche paziente, che accanto al fattore di crescita midollare sono stati fatte anche sedute di ozonoterapia per circolazione endodontale e aver valutato in maniera così asettica, quindi senza influenza e senza piaggeria di circostanza, dei risultati che prima non avevo potuto riscontrare. Ciò detto, questa piccola premessa, ripeto, aneddotica, può essere un caso, noi sappiamo che in scienza e medicina l'affermazione necessita di una conferma e di una validazione e di una ripetitività dell'azione. Quindi io ho soltanto comunicato quello che ho visto, non ho dato un'azione di validazione, ma ho detto che è accaduto questo, dobbiamo verificarlo. Da qui quindi il motivo di incentivare, di creare. Tra l'altro è così semplice, non è dire che ci siano cose da inventarci. Ho potuto constatare anche che indubbiamente il farmacologo adesso mi può confermare o meno che la definizione del farmaco è accompagnato sempre anche alla collateralità, altrimenti viene meno il concetto del farmaco. Loro anche in maniera così critica hanno detto che esagerando si può andare incontro a delle collateralità che poi ci stanno tutti dentro alla terapeutica, altrimenti non sarebbe il farmaco, non lo sarebbe. Quindi, sostanziando così questi miei punti di riflessione, in un invito a creare insieme, perché qui si parla di un sinergismo d'azione che dovremmo fare, cioè qui non c'è una sostituzione o un'alternanza, si tratta di integrare
avete magistralmente messo in essere quei lavori sul glioblastoma, c'è tutto un supporto fisiopatogenetico, che in sostanza è quello che avete detto. Lui anche spaccamento, e questo vi posso dire che purtroppo ahimè, nelle fasi in cui non riusciamo a curare, la parte ultima, la parte terminale, è sostanzialmente inficiata dalla pregressia multifattoriale, su cui non c'è ancora una unione di vedute che cos'è, ma andiamo però a verificare. Bene, il sinergismo d'azione tra il cannabinoide e l'ozonoterapia indubbiamente può determinare un risultato favorevole che noi in questo tipo, in questo setting di paziente, dobbiamo dire siamo orfani. Abbiamo prima il metrossiclogesterone, abbiamo prima gli steroidi, c'è stata una modificazione anche in termini di approvazione o di riconoscimento di rimborsabilità, quindi rimaniamo un po' orfani nella gestione di questa parte della malattia che è molta angustia e che sicuramente la qualità di vita è un po' di finale, che non vorremmo e dobbiamo sforzarci. Possiamo rispondere da qua? Sì. Vabbè, non mi dice le cose che sono importanti, la volontà di forse allora l'ossigeno ozono può essere praticato da un medico abilitato, ovviamente esperto in ossigeno ozono terapia. Quindi, come si diceva poc'anzi, vi è, noi abbiamo un master universitario il cui direttore è il professor D'Amico all'Università Luigi Vanvitelli di Napoli. E poi vi sono anche, diciamo, vari corsi di perfezionamento, però ovviamente un corso di perfezionamento la persona che frequenta nel corso non potrà mai avere la preparazione come chi frequenta un master, che oggi il master è equiparato a tutte annuale. È un master annuale ed è equiparato a una scuola di specializzazione. Per quanto riguarda i costi, in ambito pubblico basta un ambulatorio che ovviamente abbia un kit dell'emergenza. Una volta avuto il generatore e la bombola di ossigeno, i costi sono di una siringa a paziente, quindi un euro forse, perché ovviamente una siringa con catetere in ambito pubblico ha un costo irrisorio rispetto al privato, quindi diciamo un costo estremamente basso. Posso inserirmi un attimo? Certo. Forse è giusto l'osservazione proprio di creare un polo a tre punti, proprio con l'Amorobus, il master di autonoterapia e il centro di cui si faceva portavoce il collega, proprio cercare di presentare un progetto o comunque un programma di ricerca proprio su queste cose, magari al comitato etico proprio locale, questo qui di Taranto, della struttura della Martina, e cercare di tatuare quanto più paziente possibile, perché qui la problematica è cercare non in solo caso, ma la curiosità dei casi. Quindi io sono disposto a utilizzare veramente quelli che sono i nomi dei nostri iscritti e cercare di creare un progetto che sicuramente hanno delle parti sicuramente dosi, sono perfettamente d'accordo. Vabbè. Applausi, una conclusione meravigliosa. Non fu bravo in conclusione. Posso intervenire? Prego. No, io intanto volevo ringraziare l'osservazione del collega. Il settore dell'oncologia in questo momento è un settore fondamentale per noi. Quello che io stimo a fondo di gli oncologi con cui collaboro è per la terapia ontalgica, è per la gestione dei cateteri delle osse centrali, e far capire al mondo oncologico che il paziente oncologico non è un paziente solo oncologico e quindi ha bisogno di una rete che gestisca questo paziente, che è uno dei pazienti più complessi. Certo. Io sono per esempio un fautore, non so se tu posso dare tu, ne hai sentito parlare, delle cure palliative precoci. Cioè, noi purtroppo in Italia, appena sentiamo cure palliative, pensiamo che le cure palliative siano le cure fine vita. Invece io sono assolutamente dell'opinione esterofila,
che le cure palliative iniziano nel momento della diagnosi, perché la gestione dei sintomi del paziente è così complessa che l'oncologo non sempre li può gestire. Allora io per esempio molto spesso collaboro con due o tre oncologi in Puglia vicino a me, che praticamente ormai è diventato quasi un sulla gestione dei sintomi, di passo dei lavori, loro ovviamente li passano a me, perché l'oncologo chiaramente è una figura importantissima, però il poter pensare a un domani in cui il paziente oncologico si senta il centro di una rete fondamentale è secondo me il salto che noi dobbiamo fare, e questo salto si fa proprio dando a questo paziente, come dico molto spesso, delle carezze, perché il paziente oncologico ne ha bisogno di tante carezze. Molto spesso noi dimentichiamo che per una nostra attività il paziente oncologico diventa un numero. Anche io per esempio sono un piantatore per esempio di picche e porco, molto spesso siccome mi stanco, all'inizio sono bello, tranquillo, fresco, eccetera. La sera quando finisco non ho tutta quella capacità di essere... Ma noi dobbiamo capire che il paziente oncologico, il paziente con una malattia cronica, oncologica, ha bisogno di questo. E le carezze al paziente si danno creando una rete che non sia solo l'oncologo, ma una rete importante. E noi cerchiamo nel nostro mestiere di dare questa rete. Ovviamente se fossimo inclusi e diciamo creando veramente un po', sarebbe un passo in avanti. Scusami se diciamo era una cosa che volevo. Concludo un attimo, sì, quello che hai detto è fondamentale. Infatti ci sono tante figure che oggi non vengono nominate ma che sono fondamentali. Il paziente oncologico ha bisogno di una dieta mirata, perché non tutti gli alimenti vanno bene nelle singole fasi della malattia. Il paziente oncologico ha bisogno di un sostegno psico-oncologico, perché è un paziente altalenante da un punto di vista proprio emotivo e quindi deve essere accompagnato. Per questo io rilancio quello che diceva il dottor Bisconti di fare appunto uno studio multi-target, multifattoriale. Solo se noi creiamo una rete di tanti specialisti possiamo sicuramente integrare e supportare l'oncologo, che è la prima figura. Però c'è bisogno di tutto questo se vogliamo effettivamente dare delle risposte concrete nel tempo. E noi stiamo cercando in piccolo con l'Amor Onlus di dare questo e di spiegare e di far capire al paziente che si può anche vivere col cancro, anche vivere bene con il cancro, perché ci sono tutte queste figure che accompagnano i nostri guerrieri. Prego, professore Coppola. No, Carlo mi ha stimolato, io penso... C'è l'altro tema, che il tema della demenza, che è un'epidemia reale che non distrugge solo la persona ma distrugge il contesto familiare, è un problema di dimensioni crescenti e che diciamo è considerata epidemia su tutte le riviste importantissime, e sostanzialmente che ha una fase che è quella del mild cognitive impairment, del lieve declino cognitivo, di cui io sono un bel portatore ma siamo in tantissimi, che si valuta facendo piccoli test bene, e io sono convinto che anche nella demenza, non solo perché abbiamo fatto le mappe, ma c'è tutta una letteratura che dimostra che il BDNM, allora noi abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo fatto delle cose con una estrema convinzione, un grande impegno, abbiamo avuto difficoltà nella superficialità di un comitato etico della Campania, dove la farmacologa era presidente, amica nostra, meravigliosa, ma sai Ludovico, questi protocolli li fanno le industrie, ma che fanno le industrie? Bene, allora visto che il collega oncologo ha detto, vediamo, ci farebbe piacere di sottoporre un protocollo di studi che abbiamo fatto 5-6 anni fa, che poi abbiamo aggiornato, ci farebbe piacere pure di trovare una spinta in questo campo, perché la demenza è un problema enorme per la società, che non è solamente che distrugge le famiglie, distrugge tutto, badanti, ci farebbe piacere. Io sono prossimo, forse in quel caso mi farò lo zoono, non ho fatto mai un prelievo di sangue, che sono un vigliacco assoluto. Grazie. Grazie professore, c'è un'altra domanda. Microfono, Pino.
Aspetta, aspetta, prego. Non si sente però. Non si sente bene lui. Si sente. No, no. Sono medico dirigente all'ASL Salerno. Che cosa? Salerno. Il comitato è campagna. Quindi volevo chiedere per curiosità la professore Coppola, sì, la farmacologa. E lei è l'amica nostra. Sì, ma no, ci vogliamo un bene da sempre perché ci conosciamo da... Però c'era una firma di una ventina di primari, stava scritto solo protocollo incompleto. Ci ho parlato dopo, sono andati. Senti, Amelia, dimmi dove dobbiamo integrare. La chiamavi Fiorella forse. No, ma Fiorella ci vogliamo bene proprio, ci conosciamo, arriva a fare la villeggiatura nel mio paese, insomma ci conosciamo. Ma c'era un clima, diciamo, sì. Sarà stato 3-4 anni fa, io posso in pensione da. Però la società italiana di ozonoterapia aveva pagato le assicurazioni, avevamo fatto tutta la procedura. E il comitato etico mi ha deluso in una maniera terrificante. Questo è tutto. Quindi se ci fosse un riesame da parte di persone ci farebbe piacere etico. Perché si potrebbe pigliare una cosa che non è di poca importanza, ecco, non è di poca importanza. Grazie, non credevo si potesse parlare di cose concrete, io mi sono stato chiamato a dire cosette, però mi fa un grande piacere, è la verità assoluta, mi sorprende. In Puglia si parla sempre di cose concrete. Oui. Prego l'altra domanda. Volevo indirizzare al dottor Spaccalento, al quale faccio i complimenti per la disquisizione sulla cannabis. Io sono un medico di base che da 30 anni mantiene 12 ore di convenzione con il CERT di Taranto. È un'anomalia, ma esiste. In questi anni ho visto l'importanza della cannabis e la poca cultura giuridica. C'è proprio un abisso tra la validità del farmaco, io sono un farmaco, e l'incompetenza che porta a fermare anche gente di 50 anni da parte della polizia, dei carabinieri, e indurli poi a venire al CERT per fare tossicologi, per decine di anni. Allora, qual è il danno che fa uno spinello, se non quello in alcuni soggetti, di renderli più rilassati? Anche molti medici lo fanno, lo sappiamo noi. Un'altra cosa, io ho visto un mio paziente che è affetto da movimenti così incoordinati, vibra gli occhi, emette suoni gutturali, ha detto guarda io a casa quando fumo sto bene, però ho paura di andare in giro. Allora, mi chiedo, è realmente un discorso che faceva prima sulla inutilità commerciale del cannabis, un'ozonoterapia, o c'è qualcosa che vieta colui il quale utilizza questa sostanza, che ripeto io non chiamo stupefacente, lo stupefacente vero è quello che altera completamente la mente di una persona. E dopo 30 anni posso dire che l'eroina, che non è incredibile, ma è una sostanza che ti dà dipendenza, non è la cannabinoide, non è la stessa sostanza, per cui sarebbe giusto farvi vedere ai nostri responsabili giuridici l'importanza di questo farmaco, altrimenti rimane sempre sostanza stupefacente, positivo, sostanza stupefacente, remissione patente. Mi sembra un po' esagerato per quanto mi riguarda, poi non so come la pensi tu. Allora, io intanto diciamo penso che sia un primo fatto culturale da parte di tutti, ma sia anche un fatto di preparazione anche da parte di noi medici. Proprio per questo il 13 dicembre in collaborazione con la mia ASL Bari e con, in collaborazione con il dottor Vincenzo De Filippis, che è il direttore dell'unità complessa del rischio clinico, cioè quelli che praticamente stanno su di noi, e praticamente abbiamo organizzato il primo corso di formazione per la cannabis terapeutica nei confronti dei sanitari, perché poi chiaramente ciò è importante, perché chiaramente io in questo momento in Puglia sono uno dei pochi prescrittori, qua ci sono forse siamo 4 o 5,
Questo è fondamentale perché si dà cultura. Ora, io non voglio parlare dell'uso ludico, di cui io ho una mia idea, e chiaramente, diciamo, né voglio parlare della possibilità di una liberalizzazione di questa cultura, perché questo è un fatto culturale che dovrebbe essere partire dalla politica, non da voi. Ciò che è importante invece è la formazione. Quello che stiamo facendo oggi, per esempio, io ritengo che è una formazione. Quello che faremo il 13 dicembre in ASL BA è una formazione, cioè preparare i nostri colleghi a, diciamo, un argomento in cui sono preparato, un argomento in cui ho preparato anche io fino a 5 anni fa, nel senso io non conoscevo la potenzialità terapeutica di questa erba, che chiaramente, come dico sempre, non è la panacea di tutti i mali, siamo d'accordo? Io quando vedo i pazienti, dottore, c'ho il prurito del capello, mi dai la cannabis? Non esiste proprio. Cioè, la cannabis va data sono con indicazioni, farmaci per averlo gratuitamente, cioè questo, sono pazienti che possono averlo gratuitamente, pazienti che possono anche pagarsela, cioè, faccio un esempio, pazienti che hanno l'artrosi in Puglia non può averlo gratuitamente. Però ci sono dei miei pazienti che dicono, dottore, io ho provato tutto, con l'olio di cannabis mi sento bene, vado a spendere quei soldi in farmacia. Questo è, quindi è un fatto culturale, ma sicuramente il goal dovrebbe essere formare, soprattutto andare ai politici a dire, aprite le indicazioni, perché per esempio non è giusto che un paziente fibromialgico non ha diritto ad avere la cannabis terapeutica, se la deve pagare. Come non è giusto che in Puglia viene prescritta e in Campania si paga. Ok. C'è una difformità regionale, ecco, questo bisogna fare. Il problema è che molto spesso c'è una distanza notevole tra chi fa il medico e chi praticamente poi gestisce queste cose. E quindi praticamente c'è un'ignoranza che non è un'offesa, c'è proprio un'ignoranza nel senso che il politico in questo campo. Un'ignoranza voluta. Sì, ovviamente poi dipende anche dalla tendenza dei governi, per esempio. Chiaramente ora con questi governi. Diciamo, perché ho visto praticamente molta tendenza. Andiamoci indietro, non possiamo cambiare. Parlate prima della sclerosi multipla. Io ho usato per un mio paziente l'Altraxone, piccoli dosaggi, adesso cammina. Bene, complimenti. Però, ma quello è un farmaco per drogato, tornando al discorso della cultura. Bene. Grazie mille. Se non ci sono altre domande, Dario, ultima domanda e poi chiudiamo la vostra. Sì, esatto, esatto. Io sono medico di famiglia. Vai Sabrina. Proprio qui a Maruggio. Sono curiosizzato ovviamente, pensavo già da parlare di lombalgie, di scialgie, di scoltria. E invece scopro qui con enorme piacere, ma veramente mi congratulo con tutto voi, è come se avessi scoperto di avere in garage una Ferrari e invece vado a piedi per Maruggio. E allora giustamente, come diceva il collega e il primario Visconti, e qui c'è da smuoversi, e c'è da smuoversi perché, ripeto, sarebbe veramente un peccato enorme non utilizzare queste possibilità che si presentano alla ricerca, alla clinica. E comunque, proprio come medico di famiglia, non posso fare a meno di chiedere a noi stessi, medici di famiglia, di far parte di quella rete. Perché mi sta bene il farmacologo, l'oncologo, e devo dare atto che in quasi 40 anni da quando faccio il medico, prima si andava a Milano, a Bologna, per il minimo linfonodo, per il cervello qualunque, devo dare atto che qui ormai non ci si può muovere più se non nei casi eccezionali. Per cui hanno fatto veramente tanto e l'oncologia è uno di questi settori. Però arriva il momento in cui il paziente viene ammesso. Il paziente è al meglio di farlo. Oppure sulla carta ha una struttura che purtroppo devo dire non funziona come dovrebbe. E io credo talmente tanto, ma talmente tanto, che una mia parente infermiera. Io la sto facendo specializzare in cure palliative in quel di Parma. Proprio ci credo perché voglio che sul territorio, io fra pochi anni la dipensione, però voglio che sul territorio si crei questo nodo di questa rete, vuoi perché conosco il nostro collega Visconti, vuoi perché conosco Alfredo, ma veramente qui a Maruco si potrebbe fare quasi un piccolo esperimento.
perché è un piccolo paese, perché ci sono le intelligenze, perché c'è la volontà. E allora a quel punto veramente per riuscire a liberare questa piccola terrale e cominciare magari a camminare proprio qui da Perugia. Io ripeto, sollecito ulteriormente un incontro magari anche più ristretto, non so, un medico che ha questa predisposizione, un medico per paese del nostro distretto. 8 comuni, 8 medici. Bene, questi 8 medici facciamo un incontro, magari tipo quello che farà il 13 dicembre. Per esempio, a me un paziente, un aiuto regista, è una persona molto interessante, affetto da un tumore polmonare, lui era un buddista. E la prima volta che questo paziente mi ha chiesto, dottore, mi dia la cannabis per farmi stare meglio. Io non conoscevo se non da notizie giornalistiche l'uso della cannabis. Ebbene, non vi dico i problemi enormi, dico enormi, che ho dovuto affrontare. Solo un farmacista di Manduria mi è venuto incontro, mi diceva che avrei dovuto darla per infusione, ma scopro oggi che per infusione non ha un bel effetto, con un certo costo, e purtroppo il decorso della patologia è stato talmente rapido che non ho avuto neppure l'occasione di vedere in quell'unico caso l'efficacia della terapia. Per cui, ecco, probabilmente io sarò uno dei pochi che verrà al 13, perché sono veramente... È andato già in un giorno, è stato riempito, 100, diciamo, per i crediti ovviamente, poi ognuno può venire a sentire quello che vuole. No, no, io ripeto, se d'accordo al prete, ma prete vuole, ma Ruggio veramente voleva fare una mini rete, una micro rete, ma potremmo, perché ci sono i medici qui, c'è lui che è molto interessato ovviamente all'argomento e abbiamo il dottor Piscotti, un piccolo triangolo che dice delle cose. Grazie. Grazie mille Dario. Grazie. Ci sono interventi, invito i medici presenti alla compilazione dei questionari per la verifica d'apprendimento alla fine del rilascio dei crediti ECM. Vi ringrazio tutti per la pazienza e per il tempo che avete trascorso con me. Grazie ancora. Che bello. Complimenti, signore.